Annus Domini 2013, dalla rinuncia all'Habemus Papam, è il titolo dell'intervento tenuto dalla professoressa Geraldina Boni all'interno dell'incontro Aperitivi Giuridici che si è svolto, come di consueto, presso Corte Cavour. L'incontro conclude la seconda edizione del ciclo Aperitivi Giuridici, organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza e da Fondazione Flaminia. Questa sera parleremo del 2013, che è stato un anno molto importante per la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è stata travolta nell'occhio del ciclone mediatico perché è avvenuto prima un evento assolutamente straordinario, che è stata la rinuncia di Benedetto XVI, un evento che è regolato nel Codice di Rito Canonico ed è contemplato anche dalla Costituzione Apostolica che disciplina il conclave, ma pur essendo sentiero tracciato, nessun pontefice aveva avuto il coraggio, diciamo così, di percorrerlo dall'epoca medievale sostanzialmente, anche se l'ultima rinuncia è quella del 1415 di Gregorio XII. E poi parleremo un po' di questo conclave che è un reperto medievale, perché la disciplina embrionale del conclave si è perfezionata durante appunto i secoli del Medioevo, ma che ha dimostrato una grandissima efficienza. L'abbiamo visto confrontando la contemporanea elezione del Presidente della Repubblica, che è stata perlomeno travagliata, mentre il conclave, i cardinali si sono riuniti, si sono chiusi nella Cappella Sistina l'11 di marzo e il 13 già la Chiesa aveva il suo capo, quindi ha dimostrato una grandissima capacità di arrivare presto alla decisione. Un conclave però abbastanza particolare, che è stato preceduto da una fase di preconclave lunghissima, perché Ratzinger ha rinunciato l'11 di febbraio, però ha detto che la sede sarebbe diventata vacante solo il 28, quindi a un certo punto ha dovuto accelerare, no, la convocazione dei cardinali, perché la pressione mediatica era diventata effettivamente quasi intollerabile, i veti mediatici si moltiplicavano, no, sui mezzi di comunicazione sociale. Ecco, mi soffermerò soprattutto, perché mi sembra molto interessante, su come si è formata la disciplina del conclave, che è un istituto che cambia, che è cambiato nel corso del tempo, ma che cambia sempre per risolvere dei problemi, non cambia per le speculazioni teoriche. Quindi perché i cardinali vengono segregati? Perché c'è questo sequestro dei cardinali? Perché dovevano arrivare a una decisione molto rapida? Perché è pericoloso il periodo in cui la sede è vacante, appunto. Perché i cardinali devono mantenere il segreto? Anche questa ha una sua logica, che è cambiata nel corso del tempo. All'inizio lo si faceva perché non dovevano occuparsi dei loro affari. Poi il segreto è diventato una misura di protezione nei confronti degli stati che volevano ingerirsi nella nomina del Papa. Oggi il segreto è una misura di tutela nei confronti dei mezzi di comunicazione sociale, come è stato dimostrato proprio da quest'ultimo conclave. Quindi, guardando le norme, come si sono evolute, capiamo anche la realtà, non solo dell'elezione del Papa, ma anche della Chiesa di oggi. La seconda edizione di Aperitivi Giuridici è arrivata al termine, facciamo un bilancio. Ma il bilancio direi positivissimo, in effetti esatto, quest'anno è la seconda edizione e già rispetto all'anno scorso abbiamo avuto maggior partecipazione sia da parte dei nostri studenti qui del campus di Ravenna, ma anche proprio dei cittadini, e questo era proprio lo scopo raggiunto, perché per noi organizzare questi aperitivi era proprio raggiungere la città, raggiungere i nostri cittadini, farci conoscere e soprattutto arrivare con i temi di attualità che abbiamo proposto. E direi che l'obiettivo è stato pienamente raggiunto, abbiamo avuto giornate in cui sia cittadini sia i nostri studenti hanno fatto anche domande, si sono proprio entrati dentro al nostro incontro e quindi direi soddisfattissima. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.